Cari amici, è padre Elia che vi parla dal Tempio della Regina dei Gigli in San Giorgio a Cremano, Napoli. In questi giorni si è fatto un gran parlare del crocifisso posto su una falce e martello, simbolo del comunismo, regalato da Evo Morales, presidente della Bolivia, a Papa Francesco, durante il suo viaggio apostolico in America Latina, il mese scorso. Al di là di chi ne sia l'autore, della validità o meno di realizzarlo e di quale intenzione abbia avuto il presidente della Bolivia nel regalarlo al Papa, il primo pensiero che mi è venuto in mente è stato la vittoria di Gesù sull'ideologia comunista. Una ideologia che, nella mente dei fondatori, cari amici, era destinata a liberare l'umanità dalla schiavitù del capitalismo e della religione, specialmente quella cristiana, considerata l'oppio dei popoli. La falce e il martello erano simbolo rispettivamente delle masse contadine e delle masse dei lavoratori, che avrebbero dovuto guidare la rivoluzione. Per questo il regalo posto sotto accusa mi è sembrato proprio il riconoscimento della sconfitta del comunismo e il ritorno dei contadini e degli operai a Cristo. Infatti, cari amici, non vi sembra sorprendente che la Russia di Putin sia in prima linea nella difesa del cristianesimo e dei valori cristiani, in primo luogo la famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile fra un uomo e una donna? E non vi sembra sorprendente che Raul Castro, fratello del più famoso Fidel, stia riportando la sua Cuba alla Chiesa e che abbia affermato che, se Papa Francesco continua così, lui stesso ritornerà alla Chiesa Cattolica? Cari amici, come non ricordare l'appello fatto dalla Mamma Celeste a Fatima di consacrare la Russia al suo cuore immacolato e il ruolo, vorrei dire, determinante di San Giovanni Paolo II nella caduta del muro di Berlino e quindi del comunismo. Come è vero, cari amici, che le ideologie passano, ma Cristo rimane in eterno. È tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.